che effetto fa per un attore rivenire ogni volta a casa, insomma, Pietro Pulcini è Narnese e ci torna, a parte ci vive, però voglio dire, e ti salutano tutti, hai mantenuto i legami, insomma, come si fa? Chiediamo a Pietro Pulcini, che effetto fa, diciamo, per ripresentarti ogni volta? Ma l'effetto è sempre piacevole. Allora, vuoi sapere qual è il segreto? Il segreto vero? Ma mi stai tanto addosso? No, va bene così. Ci diciamo così, ok. No. Il segreto è questo. Io sono andato via da Narni, che c'avevo appena 20 anni, e non ho fatto in tempo a litigare con nessuno. E questo è il vero motivo, perché se io restavo, magari hai visto quando uno... Io vado d'accordo con tutti, perché sono andato via quando l'età ancora era acerba, eri amico di tutti. Poi dopo sono tornato e ho incontrato Mauro Pacelli con la telecamera, con l'asta che mi sta addosso, esatto. E che c'è il figlio a Londra, questo va sempre detto. Bravissimo. Salutiamolo sempre. Ciao Mattia. Allora, tra le tante cose che hai detto prima sul palco ce n'è stata una dei primi tempi di quando andavi a Roma tutti i giorni, dice guadagnavo 40.000 lire a sera. È vero, e spendevo 41, forse anche 41 perché avevo un caffè che pigliavo. Quindi ci rimettevo 1.000 lire. Quelli sono stati gli inizi, però di una carriera, insomma, importante, perché voglio dire, non fai, ecco, poi vabbè, ti sei caratterizzato con la serie di Don Matteo, ma non fai soltanto quello, perché tu sei anche cabarettista, sei un musicista. No, musicista Beh, no. No, nel senso, fate anche serate musicali. Serate musicali, vado dietro ai musicisti, io rovino quello che fanno loro. Ah, ecco ovviamente, da quel punto di vista. È chiaro che, insomma, Nino Frassica, come ho detto prima, diventa nodale, fondamentale, al di là dell'affetto e l'amicizia che mi lega, è diventato fondamentale per tracciare un percorso più netto di lavoro, di collaborazione e di amicizia. Insomma. Dunque, gli anni della scuola, del sacrificio a Roma, perché eri proprio portato per fare questo mestiere? Piangevo tutti i giorni, perché erano anni faticosi, portavo il cilicio, portavo il sacco sulla spalla, piangevo, andavo a teatro, non mangiavo, e la notte non dormivo. Il sacrificio è per altri, sono quelli che col martello pneumatico stanno sulla cosa. Però l'impegno, insomma, c'è stato, perché c'è non stato, è sì, che, c'è stato. Che uno può arrivare... Questo, te lo dico la verità, Mauro, insomma, me la sono andata a cercare, non è che mi hanno cercato, anche perché, insomma, venendo da Narni, bello non so, raccomandato non so, ho dovuto, come si dice, fare il pane con la farina che c'avevo, insomma. Hai raccontato sempre prima sul palco che diciamo un momento significativo per dare il là alla partenza, insomma, quella vera della tua carriera è stato un incontro con il regista Giovanni Veronesi. No, con tanti, e Leonardo Pieraccioni. Quello no, loro mi hanno motivato ancora di più. Sì. Perché Giovanni e Leonardo mi hanno anche invitato sul set del mio West, dove Giovanni mi ha fatto vedere come si gira proprio un film. Quindi mi hanno fatto proprio assaporare il set, poi era un set dove c'era Harvey Keitel, dove c'erano attori importanti, dove c'era David Bowie, insomma ho visto personaggi e io stavo là, gli portavo anche il caffè che volevo fare proprio capire. Poi insomma le persone che sono stati tanti incontri importanti, sono stati Gastone Moschin, Rodolfo Sonico, Leone Colonna, che è un altro sceneggiatore che non c'è più, e fino ad arrivare Enrico Oldovini, che insomma mi scelse quel fatidico giorno per fare il brigadiere, e poi Nino, ma anche Nino, Flavio Insinna, Terence, in cui mi lega un'amicizia fantastica, sì. Francesco Scali, siamo tutto un clan, una conventicola di amici che la Ghetta, sono tutti amici che praticamente ci siamo trovati da subito, e da quasi 30 anni lavoriamo insieme, cioè lì siamo stati tanti anni insieme a Gubbio, quindi lì o te ami o te scanni, noi siamo amati subito e ancora prima di colleghi siamo stati subito amici, e questo è stato importante. Hai fatto il parallelo prima di una serie simile, no? Carabinieri, sì, che per un periodo dice di là avevano un cast, ci scambiavano sempre. Beh, tanto più girava la Città della Pieve in Umbria anche esatto, loro, quindi esatto. Ci scambiavano, sì, è stata sempre, carina, cioè, come confondevano cosa. I due cose. Ce n'eravamo quelli, la famiglia Adams, e loro quelli tutti belli, insomma. Beh, insomma, per confondermi con Argentero ci vuole. Ti sei dimenticato la Marcuzzi, poi prima hai nominato, ma sì, no? Ma la Marcuri, certo. Tutti belli erano. Tutti molto belli. E bravi. Qualcuno non si è ricordato che sei stato anche l'incursore delle Iene, io me lo ricordo, come, però come? Insomma, come no, lì pure no. Ruolo anche importante, lì è stata bella esperienza perché Mediaset è una TV dove contano i numeri, se fai numeri vai in onda, se non fai numeri vai in onda, e quando Parenti
gli viene proposta l'idea, dice vabbè giramene 4. Quando l'ha vista dice giramene 1000. Stupendo. Perché è comodo, i produttori avevano me che gli facevo pubblicità al film gratis, io però in cambio volevo il silenzio sul set e fare certo. La cosa, le reazioni erano fantastiche. Senti, ecco, un paio di reazioni, le più quelle che si sono arrabbiati veramente. Non posso fare i nomi, ma gente ha lasciato il film, ha chiamato i produttori, hanno anche... La liberatoria dovevano darla lì com'era? No, perché sul set io avevo già l'accordo col produttore. Certo. Alcuni non mi hanno mai mandato in onda perché sono talmente incazzati, erano lui i più belli poi, perché quando si incazzano però, con gli occhi da fuori, attori molto importanti, non mi hanno mai, molto importanti. Però erano delle situazioni divertenti, alcuni, perché poi tu eri credibilissimo, perché arrivavi là non era facile, con quella tua faccia proprio seria. No, ma lì guarda, ero proprio in palla, ti spiego perché lì deve essere buona la prima, non puoi sbagliare. Lì, certo, non è che, sì, non è che fai la prova, dice stop. Sono incazzati tanti. Lì ero proprio in palla, ero molto concentrato quando facevo quella cosa. Poi dopo è chiaro che qualcuno si è offeso, soprattutto un'attrice è stata giustamente, ma proprio messo, me l'ha messo in quel posto dicendo io ho firmato un contratto per fare l'attrice in un film, non perché uno delle Iene venisse a dileggiarmi, certo. E che gli dici? Gli altri erano molto più ironici e capivano, perché le Iene facevano 5 milioni di spettatori e io mandavo il film in pubblicità alle Iene. Certo, quello certo. Il veicolo era quello. Lo scambio era quello. Alcuni accettavano, ironici, alcuni non capivano. Per convincere. No, mi posso immaginare. Allora, per chiudere, presente e futuro. Presente, ti ho sentito parlare prima di... Sì, con Nino. Che state facendo, con Nino Frassica. E poi si aggancerà, insomma, il prossimo Don Matteo. La prossima serie, che riprenderete a girare. Credo in tarda primavera, adesso non lo so. Stanno scrivendo, quindi adesso va in onda adesso a ottobre la 14, poi il tempo di scriverla. E poi ricomincerete. Di ritornare a Raul Bova e poi esatto, sì, che prenderà o ha già Raul. Preso perché perdonami ha già preso no, perché io mi sono perso lungo ha già preso il posto di Terenzio. Poi su Rai 2 ho sentito prima che dicevi una cosa che dovremmo fare con Nino, si chiama Festivallo, che è un programma Festivallo, che poi insomma molto, uscito... molto arboriano come termine, esatto. Parla del Festival di Sanremo, ma non certo. Posso anticipare no. Nulla. Neanche... l'anno sarà nel prossimo anno su Rai 2, insomma, se non salutiamo in arnesi, come li salutiamo? Ma ecco. Tu il dialetto l'hai mantenuto? Con la U, tutto quanto, te prendono in giro a Roma magari? Io parlo solo. E ti dicono siete termini dintorni? Te lo dicono, perché sento, a me capita. È normale, ma io non lo so come parlo, perché ormai sento talmente mille... Tante, certo. Cioè, talmente tante cose, che poi io potrei parlare cinese, manco so che cacchio di lingua sto a parlare, perché... Certo. Convivendo con tutti, cioè Natalia è francese, Nino è siciliano, Terence è mezzo americano. Coso è romanissimo, che proprio che... È romano, quell'altro è napoletano, quella, cioè che... Frassica che è un po' un riassunto di tutti. Io non so più che lingua parlo, ditemelo voi, che lingua parlen? E qui chiudiamo e salutiamo Pietro Pulcini, che ringraziamo per questa sua presenza. Ringrazio Mauro Pacelli, salutiamo la signora Pacelli, che è qui vicino a noi, dietro le quinte, e Mattia, che sta a Londra. Che sta ancora a Londra. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.